qui con l'assessore al diritto allo studio e formazione Alba Sasso. Vorremmo farle una domanda semplice, veloce. Allora, il programma del Festival della Scienza prevede degli eventi di portata nazionale ed internazionale. Che valore ha aggiunto da un festival del genere al territorio della valore aggiunto straordinario, perché intanto questo evento ormai è conosciuto, riconosciuto a livello nazionale e anche a livello internazionale, che poi di questo evento siano protagonisti delle scuole, la scuola in particolare, i docenti e gli studenti, credo che dia più, cioè non è un congresso scientifico come se ne fanno tanti, sono dei giovani che si stanno misurando con un percorso di apprendimento straordinario che rimarrà nella loro vita, nella loro memoria e forse li aiuterà a indirizzare le loro scelte per il futuro. Si spera magari. Certo, perché no? Abbiamo visto, questo paese ha bisogno di scienziati, ha bisogno di gente che studia la scienza, di gente che sa utilizzare le tecnologie, ha bisogno anche di filosofi, di... ma noi abbiamo bisogno di gente che abbia un pensiero scientifico e un pensiero creativo insieme, perché queste persone, questi giovani sono quelli che fanno camminare il mondo. Noi come regione abbiamo investito tanto in giovani, programma Correnti Spiriti, programmi dell'alta formazione, la lotta alla dispersione scolastica, abbiamo investito nei giovani perché è lì il futuro di questa regione, il futuro di queste economie, e voi ne siete un esempio. Grazie.